Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai rimanere delusi. Oggi, in questa edizione speciale, analizzeremo a caldo il Direct di ieri sera, passando in rassegna tutti i suoi annunci, quello che ha funzionato, quello che invece non è andato bene e tutte quelle piccole cose che magari vi sono sfuggite. Tutto questo poi per rispondere a un'unica domanda: possiamo ritenerci soddisfatti? Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram in particolare. Poi, se volete, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD e le foto di famiglia. Allora, in questa analisi proverò a essere il più razionale possibile, o meglio, proverò sempre a distinguere la mia opinione da giocatore con gusti specifici e da fan Nintendo da un giudizio oggettivo sulla qualità degli annunci, soprattutto in relazione a quanto mostrato nei precedenti giorni. Partiamo quindi con il reveal di Smash. Era abbastanza scontato che Nintendo avrebbe deciso di aprire con la presentazione del penultimo personaggio del Fighter's Pass, ovvero Kazuya della serie di Tekken. A livello di coinvolgimento personale siamo sugli stessi livelli di Pyra e Mitra. Come annuncio mi lascia abbastanza indifferente, ma ne riconosco l'importanza e anzi, rispetto al duo delle protagoniste di Xenoblade Chronicles 2, ritengo questo reveal molto più sensato, sia a livello di tempistiche che di importanza del ruolo ricoperto da Kazuya nel panorama dei fighting game. La verità però è che nonostante il filmato di presentazione sia stato piacevole, anche se non eccezionale, e sono curioso di vedere lo showcase di Sakurai, avrei preferito di gran lunga anche il reveal del secondo personaggio, come accadde con Eroe e Banjo durante l'E3 2019. Per quanto adori Smash, secondo me è giunto il momento di farlo morire e chiudere il capitolo del supporto continuo per iniziare a pensare a progetti futuri e dare la possibilità a Sakurai di rifiatare, magari con una produzione che non sia per forza legata al prossimo capitolo di Smash. Il segmento successivo per me è stato uno dei più importanti. Ha definitivamente confermato l'impegno dei grandi publisher e degli sviluppatori esterni nel dare il supporto a Nintendo Switch. E per chi segue Nintendo da un po', questa è una situazione che non si presentava da parecchi anni. Switch vende, vende tantissimo, anche a 5 anni dalla sua commercializzazione. Ci hanno messo un bel po', ma ora tanti studi di terze parti stanno facendo il salto e iniziano a ritenere Switch non più un ripiego, ma una piattaforma al pari della concorrenza nonostante gli evidenti limiti hardware. Square Enix è andata all-in annunciando non solo la remastered di Life is Strange ma anche il terzo episodio di prossima uscita e il gioco sui Guardiani della Galassia, titolo appena annunciato durante il suo recente e soporifero Presents. E qui va detto, la conferenza Nintendo ha avuto un ottimo ritmo. Gli annunci Square Enix sono stati emblematici. Hanno condensato in 30 secondi di annunci 40 minuti di conferenza. Il Direct è stato ordinato, con una buona suddivisione degli annunci e soprattutto nessun focus di gameplay eccessivamente approfondito. La scelta di lasciare il giocato alle 3 ore successive di Treehouse si è rivelata vincente e vi consiglio di recuperare tutti i segmenti perché, come al solito, Nintendo ha deciso di svelare più di quanto ci si aspettava. Non solo si sono soffermati sui gameplay dei reveal più importanti del Direct, ma hanno aggiunto anche una ventina di minuti di hands-on su No More Heroes 3, uno dei titoli più attesi per il 2021 di Switch, a cui non è stato dedicato neanche un accenno durante la conferenza principale. Ma parlavamo del supporto delle terze parti e sono state numerose le piacevoli sorprese. Per la serie, meglio tardi che mai, ecco finalmente Dragon Ball Z Kakarot arrivare anche su Switch, così come il DLC di Doom Eternal, fino ad ora misteriosamente assente su console ibrida. E abbiamo anche la data di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 previsto per il 25 giugno. I feticisti della serie Danganronpa avranno finalmente pane per i loro denti con una collection che includerà anche lo spin-off di prossima uscita Ultimate Summer Camp e per i cultori dell'horror giapponese dal nulla è stato annunciato anche il porting di Project Zero Fatal Frame. Cioè, non so se vi rendete conto, siamo a giugno 2021 e Nintendo è riuscita un'altra volta a infilare una remaster da Wii U con naturalezza, come se niente fosse. Questa volta però, come offerta, è abbastanza sensata. Si tratta di uno dei titoli più di nicchia della sfortunata Wii U, un gioco che tra l'altro ha raggiunto quotazioni importanti nel mercato del collezionismo. Questa riedizione è quindi un'ottima occasione per recuperare l'ultimo episodio di una serie che meriterebbe molta più attenzione all'infuori del Giappone.
Anche Sega, ormai a braccetto con Nintendo da diversi anni, non si è tirata di certo indietro e si è confermato lo sviluppo in simultanea per il gestionale Two Point Campus. Dall'altra ha sorpreso tutti, o meglio, chi non segue il mondo dei leak e dei rumor, con l'annuncio di una collection dedicata alla storica serie Super Monkey Ball, che vide i suoi albori proprio su GameCube, per poi approdare più o meno su qualsiasi hardware esistente sulla faccia della Terra. Banana Mania sarà una sorta di remix dei primi due episodi e di Super Monkey Ball Deluxe, e includerà anche 12 minigiochi ripresi proprio da questi tre titoli. Attenzione, perché non si tratta di un annuncio minore. Super Monkey Ball è una serie seguitissima in America e in Giappone, non sottovalutatela. E l'annuncio di Banana Mania mette in luce una caratteristica che ha accompagnato gran parte degli annunci di questo Direct: una forte presenza del fattore nostalgia. Capisco che per molti è mancato il reveal a sorpresa, l'annuncio di peso che può spostare gli equilibri di una conferenza. Insomma, quel nome di impatto che può far cascare a terra la mascella a qualsiasi tipo di giocatore. Nonostante questo, la maggior parte degli annunci aveva un forte sapore nostalgico, un valore storico che non poteva non emozionare i giocatori di vecchia data. È stato un Direct per vecchiardi tipo me? Probabilmente sì. Ho visto gente saltare in piedi urlando di gioia durante l'annuncio di Cruising Blast, quando credo che il 90% degli spettatori sia rimasto abbastanza indifferente nei confronti di questo racing game arcade piuttosto anonimo nella presentazione. Eppure chi ha vissuto in prima persona l'era del Nintendo 64 non potrà non essere rimasto colpito nel cuore vedendo l'arrivo di questo arcade uscito nel 2017 soltanto in sala. Lo stesso vale per Advance Wars Reboot Camp. I più giovani saranno rimasti interdetti di fronte a questo tattico a turni dalla grafica tanto colorata quanto semplicistica. Ma chi 20 anni fa ha perso diottrie su diottrie giocando al Game Boy Advance probabilmente avrà rischiato un infarto. Ennesima dimostrazione, tra l'altro, di quanto sia sconfinato il catalogo Nintendo, che troppo spesso si perde delle validissime IP per strada, facendole rimanere silenti per anni, se non addirittura per decenni. Attenzione poi, perché il remake sarà sviluppato da WayForward e non da Intelligent System, quindi il team interno di Nintendo potrebbe avere ancora qualche annuncio importante da fare sui suoi futuri progetti. Anche la scelta di presentare Mario Party Superstars è in un certo senso molto conservativa. Più che un seguito di Super Mario Party, che ricordiamo ha venduto quasi 15 milioni di copie, N-Cube è tornata sulla strada tracciata da Mario Party, The Top 100. Anche in questo nuovo episodio avremo una collection di 100 minigiochi già apparsi nella serie, ma in più anche la rivisitazione di 5 tabelloni che hanno fatto la storia di Mario Party, riutilizzando però assets come la user interface direttamente da Super Mario Party. Una scelta un po' paracula, ma visto gli ottimi risultati dell'ultimo episodio e l'imminente uscita per ottobre, sembra quasi un passaggio obbligato per la serie di Mario Party. Passiamo a quello che, almeno per me, è stato il punto più alto della conferenza: l'annuncio di Metroid Dread. Anche qui capisco la potenziale indifferenza verso un reveal del genere, ma credetemi quando dico che è uno degli annunci più importanti fatti da Nintendo negli ultimi 10 anni. Perché sono così tanti i fattori che rendono Dread una vera e propria bomba. Innanzitutto è la dimostrazione che Nintendo ci crede ancora in questa serie e che, nonostante il pantano in cui si sia arenata dopo il flop colossale di Other M e il pastrocchio che è stato fatto con Prime 4, c'è la volontà di portare avanti la saga di Samus. Si tratta del quinto episodio della serie, che riprende proprio dove si era interrotto Fusion, uscito nel 2002. Dread è un nome in codice che gira nelle retrovie di Nintendo dal lontano 2005 e si tratta di una di quelle chimere mai concretizzatesi, progetti attesissimi che però non hanno mai visto la realizzazione. L'aver scelto questo nome è quasi un omaggio ai fan che per 19 anni non hanno aspettato altro dai rumor del 2005, nei messaggi presenti in Corruption e anche dal finale di Samus Returns. Vedere Yoshio Sakamoto parlare di Dread, del suo travagliato sviluppo, delle sue versioni accantonate è stato veramente emozionante, quasi una chiusura del cerchio. Il gioco riprenderà l'impostazione vista in Samus Returns e sarà nuovamente sviluppato da Mercury Steam, sotto supervisione di Sakamoto e del suo team. Per me l'hype è a 1000 e so che molti di voi sono preoccupati se sia possibile o meno giocare Dread come primo Metroid, ma sono convinto al 100% che Nintendo farà in modo di renderlo un punto di accesso alla saga perfetto. Non avrebbe senso tagliare fuori chiunque non abbia giocato ai precedenti, ovvero il 99% della platea di Switch. Comunque, più ci avvicineremo all'uscita di Dread, prevista per quest'ottobre, più cercherò di spiegarvi l'importanza del titolo con approfondimenti dedicati alla
della serie. E occhi aperti per gli Amiibo e per la Collectors, appena saranno disponibili ve li segnalerò sulle offerte poracce. Ottimo anche il supporto di Capcom, Ubisoft e Atlus, che hanno presentato tre progetti che meritano assolutamente di essere citati in questa ricognizione, insieme a un ritorno tanto gradito quanto inaspettato, più o meno. Per gli amanti dei JRPG si prospetta un grandissimo anno su Nintendo Switch. Abbiamo sia Monster Hunter Stories 2 che Shin Megami Tensei 5, entrambi mostrati in modo approfondito durante il Treehouse. Se per Stories 2 si è trattata dell'ennesima conferma di un JRPG con i fiocchi, mi ha fatto particolarmente piacere vedere confermato tutto quello che era stato anticipato dai leaker su Shin Megami Tensei 5. Per quanto mi riguarda, si tratta di un JRPG troppo complesso per i miei gusti da videogiocatore attempato e non so se avrò mai il coraggio di avvicinarmi ad una produzione del genere, memore della fatica che feci nel giocare Nocturne su PS2, ma sono titoli di questo tipo che fanno bene a tutta la platea di giocatori. E al di là dell'ottima forma in cui si è presentato il titolo, previsto per questo novembre, il che lo rende uno dei nomi di punta con cui Nintendo ha deciso di aggredire la vacanze natalizie, Shin Megami Tensei rappresenta anche una piccola soddisfazione personale sul lavoro svolto in questi mesi nel TG Poro, che spero sia riuscito a tenervi informati nel migliore dei modi possibili. Stesso discorso vale per WarioWare Get It Together, ritorno graditissimo, anche se continua a sperare in un nuovo land, di cui già avevamo parlato in un precedente video. Altra piacevole conferma è poi stata quella di Mario Rabbids Sparks of Hope, titolo già mostrato durante l'Ubisoft Forward, forse il momento più interessante della conferenza, e di cui abbiamo discusso ampiamente nell'ultimo episodio del TG Poro. E per finire, eccoci al segmento dedicato alla serie di The Legend of Zelda, un momento quasi dovuto ai fan e a cui Nintendo non poteva sottrarsi. Breath of the Wild 2 c'è ed è in ottima salute, però secondo me in questo frangente c'è stato un piccolo passo falso. Era ormai scontato che Breath of the Wild 2 sarebbe slittato al 2022 e il trailer per me è stato perfetto. Ha mostrato tanto senza spiegare niente, stimolando così la curiosità dei giocatori che possono arrovellarsi sul nulla, ma allo stesso tempo dando i primi importanti indizi su quello che effettivamente sarà il mood generale del titolo. Mi aspetto tanto da questa produzione e sono convinto che il progetto si sia espanso a dismisura durante lo sviluppo, da qui il motivo della sua scomparsa dai radar per ben 2 anni. Non avremo più un semplice sequel, ma qualcosa di ben più radicale, e capisco la voglia di Nintendo di non prendersi nessuna fretta nello svelare quello che forse è uno dei titoli più attesi di questa generazione di console. Quello che non ho gradito è l'aver fatto passare in sordina i festeggiamenti del 35esimo anniversario della serie, dando il Game & Watch come contentino ed uccidendo la speranza di eventuali collection. Tutto merito, o colpa, di Skyward Sword, titolo partito col piede sbagliato e offerto da Nintendo non sul più invitante dei piatti. È chiaro come la grande N non voglia rubare spazio all'uscita imminente di Skyward Sword, distraendo i consumatori con collection più invitanti. Vi immaginate quanti pre-order verrebbero cancellati se si venisse a scoprire che a settembre-ottobre sarà acquistabile, allo stesso prezzo di Skyward Sword, una collection con 2 titoli molto più amati dai fan? In compenso, tutto quello che viene dato agli appassionati di lunga data è il contentino del Game & Watch, forse la cosa meno riuscita di tutto quello che potevano copiare dai festeggiamenti per i 35 anni di Mario. È chiaro, sarò il primo a comprare questo simpatico oggetto da collezione, ma per un brand del genere mi sarei aspettato tutt'altro impegno. Unica altra mancanza oggettiva per me è stata l'assenza di Bayonetta 3, titolo su cui c'è bisogno di venire rassicurati al più presto. Di tutto quello che poteva essere annunciato, secondo me Bayonetta 3 è stato l'unico assente ingiustificato. Che fine ha fatto il titolo di Camilla e soci? Perché non esce fuori? Dopo il cambio di rotta visto su Babylon's Fall, durante lo Square Enix Presents, sono molto preoccupato sullo stato del titolo. Ho l'impressione che Platinum non abbia saputo gestire al meglio lo sviluppo in contemporanea di più produzioni di un certo livello, finendo per fare dei potenziali disastri. Dall'altra c'è di sicuro anche qualche problema con Nintendo, magari relativo all'annuncio di Switch Pro, ma sul serio, neanche nominare uno dei giochi più attesi da anni fa male al cuore. Speriamo che questa situazione si risolva il prima possibile. E passiamo ora a cosa ne pensate voi di questo Direct. La risposta generale è che siete soddisfatti, ma che è mancato qualcosa. Ok, posso essere d'accordo, ma discutiamo un attimo di questo fatto. Non è stato il Direct migliore di sempre? Ovviamente. Potevano essere fatti altri annunci? Di certo, ma poracci, rendiamoci conto del periodo storico e di quello che effettivamente è stato mostrato. Con l'industria videoludica in panne era ovvio che ci sarebbero stati ulteriori rallentamenti nello sviluppo di nuovi titoli e Nintendo
avendo, proprio come tutte le altre software house, accusato tantissimo il colpo. In generale, questo E3 2021 è stata una fiera di transizione che ha messo in luce perfettamente uno stato di passaggio dell'industria ancora incastrata tra due generazioni di console, con una pandemia di mezzo che ha fatto davvero e proprio freno a mano. Se da una parte abbiamo una Microsoft che ha oggettivamente tirato fuori una conferenza perfetta, aggressiva, ricca di reveal e potenzialmente appetibile a un pubblico molto più vasto e generalista, il Direct di Nintendo è stato, a mio avviso, quanto di meglio potevamo aspettarci. Nintendo non ha bisogno di convincere nessuno, si trova in quella fortunata posizione dove la sua console vende nonostante tutto. Prima del Direct avevo paura si sarebbero concentrati, un po' come ha fatto Capcom, solo su titoli noti, di prossima uscita. La peggiore delle ipotesi, che diventava sempre più probabile, era quella di vedere 40 minuti di Mario Golf, Skyward Sword e Monster Hunter Stories 2, ma così non è stato e Nintendo ha tirato fuori una conferenza di sicuro non esplosiva, ma che aveva il grande nome di richiamo, Breath of the Wild 2, e tanti altri annunci pensati per il suo pubblico di affezionati. Cercate di astrarre dai vostri gusti personali quando parlate di delusione. Non c'è stato Kirby, non c'è stato Donkey Kong, F-Zero ancora latitante, Star Fox è disperso nel nulla, Mario Strikers in panchina, neanche un cenno da Monolith. Insomma, potrei andare avanti per ore, ma la verità è che le cose sono state mostrate e per quanti giocatori sono rimasti a bocca asciutta, altrettanti hanno visto i loro sogni realizzarsi. E poi c'è tempo, diamo possibilità a tutta l'industria di ripartire. Commisurate sempre le vostre aspettative a quelle che è la realtà. Le produzioni AAA arriveranno, arriverà anche sicuramente Switch Pro, solo che il Direct di ieri non era né il luogo né il momento adatto per presentare cose del genere. Ma quello che abbiamo avuto in cambio non è stato il nulla assoluto, anzi. Quindi io mi ritengo più che soddisfatto e per me, da fan, questo Direct, se vogliamo dare un voto, è stato da 9 pieno. Mi avete visto in live? Ero veramente emozionato. Se invece astraggo dai miei gusti personali, rimane comunque una conferenza molto solida, da 7,5-8, e ritenersi delusi, secondo me, è ingiusto. Andatevi a vedere il Direct di febbraio se volete parlare di delusione, o magari ripensate a tutto il 2020, un anno senza Direct, costellato di Direct Mini e Indie Showcase, e poi ne riparliamo. Ieri, poracci, Nintendo ha dimostrato di esserci e sono convinto che tutto è pronto per una ripartenza col botto. E chiudo questo lunghissimo video con i doverosi ringraziamenti. Ieri per me ha rappresentato la chiusura di un capitolo e vedere così tanta gente pronta per seguire il Direct con me è stato a dir poco emozionante. Quindi un benvenuto a tutti quelli che sono capitati per caso attirati dalla testa di cubo e un grazie di cuore a tutti i poracci, a chi c'è da poco tempo, a chi invece c'è da sempre. Il supporto che mi date sotto a ogni video è fuori dal mondo e mi sprona a dare sempre di meglio. Basta smancerie, io schiappo. Come al solito vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se a un giorno di distanza la percezione di questo Direct è cambiata, oppure se siete rimasti fermi sulle vostre impressioni iniziali. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Direct, Michele 3, ciao! Caldissimo!